Ragazzi, nuovo video. Oggi parleremo del sistema delle reps in reserve. È un sistema che viene portato avanti soprattutto dal tecnico Mike Insdretel, col quale peraltro abbiamo condiviso una collaborazione degli articoli che potete trovare su Rhino Nation. Credo che possa essere interessante perché va a far capire quello che è il ragionamento dietro a tutto quello che è il lavoro in buffer. Ora, ci tengo a dire che è un sistema che è scarsamente utilizzato nel campo del bodybuilding, se non in qualche nicchia particolare, che quindi attira molta attenzione. Però tutti i preparatori, i tecnici, gli atleti di alto livello, diciamo in generale, che l'hanno sperimentato, l'hanno poi abbandonato perché hanno trovato scarsi risultati. Quindi mi spiace iniziare con questa premessa che sicuramente renderà il video molto meno interessante, però vale la pena assolutamente analizzarlo perché dà degli spunti di riflessione molto importanti e soprattutto un know-how che possiamo portarci a casa. Allora, sostanzialmente che cosa si intende quando parliamo di reps in reserve? Sono sostanzialmente le ripetizioni che avremmo a disposizione prima di raggiungere il cedimento tecnico, ma che volontariamente non facciamo. Quindi ipotizziamo di usare un carico che ci porti a cedimento sulle 10 ripetizioni, quindi ho questo carico, posso riuscire massimo a fare 10 ripetizioni. Se ne faccio 6, avrò 4 reps in reserve, quindi la settima, l'ottava, la nona e la decima io le ho in reserve e non le ho fatte. Se ne faccio 8, ho 2 reps in reserve, quindi non ho fatto la nona e la decima ripetizione che avrei potuto fare, ok? Quindi questo è un po' il concetto di reps in reserve. Sostanzialmente il buffer 4, il buffer 2, eccetera, quello che noi conosciamo come buffer. Allora, il discorso di base delle reps in reserve qual è? Quello che noi dobbiamo fare riferimento sempre a un doppio schema, che è quello di stimolo e fatica. Ossia, quando andiamo a allenarci, dobbiamo sempre considerare che qualsiasi cosa che facciamo ha un doppio risvolto. Da una parte va a stimolare, dall'altra parte ci va ad affaticare. Ora, man mano che noi ci avviciniamo al nostro cedimento tecnico, ogni ripetizione che noi facciamo, logicamente, ci andrà ad affaticare di più. In particolare, l'andamento di questo affaticamento è un andamento esponenziale, una curva esponenziale, ossia se tra la settima e l'ottava ripetizione, quando quindi vado a fare l'ottava ripetizione, avrò un aumento di fatica di, numero a caso, 10, quando dall'ottava vado a fare la nona ripetizione avrò comunque un aumento di fatica, ma questo aumento di fatica sarà ancora più importante, quindi sarà magari un aumento di fatica di 15. Quando vado dalla nona a fare la decima ed ultima ripetizione avrò un ulteriore aumento di fatica che sarà ancora più importante, ossia un aumento magari di fatica di 20. Quindi man mano che mi avvicino al cedimento ogni ripetizione in più mi costa sempre di più. Per l'appunto, per chi mastica un minimo di analisi 1, è un andamento esponenziale. Viceversa, è fuori di dubbio che man mano che mi avvicino al cedimento lo stimolo che vado a dare al muscolo in termini di crescita ipertrofica sarà via via maggiore. Ma questo stimolo realmente, secondo Insdretel, ha un andamento logaritmico. Ritmico, quindi è esattamente il contrario. Se tra l'ottava e tra il fare la settima e fare l'ottava ripetizione avrò un miglioramento, uno stimolo di 10, tra il fare l'ottava e la nona ripetizione questo stimolo magari sarà di 8, quindi aumenta sì, ma aumenta un po' meno. Tra la nona e la decima ripetizione, quell'ultima ripetizione in più vicino al cedimento, sì mi stimola, però non mi stimola poi così tanto, magari mi aumenta lo stimolo di 5. Ovviamente sto sparando numeri a caso, però serve per farvi capire il concetto. Di nuovo, chi mastica un minimo di analisi 1, l'andamento è logaritmico. Ora, il discorso quindi di base è che arriva a un certo punto in cui fare quella ripetizione in più, dal momento che di fatica mi costa tanto e di stimolo poi non mi dà così tanto, non vale la pena. Quindi per questa ragione conviene molto spesso non semplicemente fermarsi in buffer, quanto piuttosto periodizzare il nostro lavoro in buffer, partendo dal presupposto che tutto quello che va da un RIR pari a 4 a un RIR 0, quindi da 4 reps in reserve fino a 0, è tutto un margine, un qualcosa che stimola da un punto di vista ipertrofico. Quindi se io faccio logicamente con un 10 RM 3 ripetizioni, questo non andrà a stimolarmi, però già fare 6 ripetizioni dà uno stimolo ipertrofico, fare 7 ripetizioni dà uno stimolo ipertrofico, eccetera. Quindi se il mio stimolo riesco a tenerlo tra un RIR 4 e un RIR 0, perché stare sempre a RIR 0 e massacrarmi da un punto di vista di fatica? Mi conviene periodizzare questo tipo di schema, questo tipo di lavoro. E nello specifico ho diversi modi di periodizzarlo, partendo dal presupposto che è molto difficile per un atleta andare a capire, concepire e sentire il RIR. Perché questo? Facciamo un esempio che io voglio lavorare con un RIR 3. Ecco,
magari mi sento di avere 3 reps in reserve, quindi mi sento di avere altre 3 ripetizioni, sto lavorando con un 10 RM, perfetto, vado, lavoro, mettiamo conto che mi fermo a 7 ripetizioni con quel carico, perfetto, sto con un RIR 3. La settimana dopo che vado, ma io ho dormito male, non sto così bene, sono un po' febbricitante e tutto il resto, senza avere il corona. E, a questo punto mi sento che con lo stesso carico, in realtà, quello stesso carico non riesco a fare 7 ripetizioni. Però realmente queste 7 ripetizioni magari le sento con un RIR 1, quindi sento di avere massimo un'altra ripetizione. Allo stesso tempo magari ho dormito benissimo, mi sento super energico, mi sono fatto un nuovo pre-workout pazzesco. Allora, mi sento che se mi fermo a 7 mi sento che ho oltre 10 ripetizioni, quindi se volessi continuare a stare su un RIR 3 o un RIR 2, logicamente il mio schema va a cambiare. Quindi il problema principale del sentire quante reps in riserva abbiamo è che da una parte serve un'esperienza veramente veramente importante, dall'altra logicamente è anche difficile in base a come stiamo durante la giornata. Per cui i modelli di periodizzazione con il RIR si basano sull'avere dei parametri un po' più precisi, e in particolare sono due, ossia il rep match e il weight match. Ok, molto intuitivo, rep match: con 100 kg vado a fare 7 ripetizioni, sto con un RIR 3, perfetto. Io quello che voglio fare è avere sempre un match di ripetizioni, quindi io continuerò a lavorare con questo 7 ripetizioni, ok? Vado a modificare il carico, quindi se la settimana dopo io voglio andare a lavorare su un RIR 2, quello che devo fare è aumentare il carico, quindi faccio sempre 7 ripetizioni, ma aumento il carico in modo che più o meno so che non sono più 3 le ripetizioni, però magari vado a 105 kg e quindi le mie ripetizioni in riserva sono un po' meno, il RIR va ad aumentare perché ho aumentato il carico, quindi magari nelle mie ripetizioni in riserva a questo punto sono soltanto 2, perché questi 105 kg, 110 anche qua in base a come mi sento, non rappresentano più un 10 RM come era all'inizio la prima settimana, ma in questo caso rappresentano quello che è magari un 9 RM, ok? La settimana ancora dopo ipotizziamo di voler lavorare con un RIR 1, quindi una sola ripetizione di buffer, perfetto, da che avevo fatto 105 kg ne metto 110, probabilmente questi 110 sarà un 8 RM, io continuo a fare un rep match, quindi continuo a lavorare sempre sulle 7 ripetizioni, però a questo punto mi rappresenta un RIR 1. Di nuovo la settimana dopo voglio lavorare con un RIR 0, perfetto, da 110 passo a 102, 112 e mezzo, a questo punto sono a un carico che bene o male è un 7 RM perché ho aumentato ulteriormente, perfetto, faccio 7 ripetizioni e lavorerò a RIR 0. Il sistema del weight match è esattamente la stessa cosa, però al contrario, ossia il carico lo tengo fisso, quindi ho fatto 100 kg, 7 ripetizioni, la settimana dopo voglio andare a lavorare con un RIR 2, tengo sempre 100 kg ma faccio 8 ripetizioni, la settimana dopo ancora voglio lavorare con un RIR 1, faccio sempre 100 kg e faccio 9 ripetizioni, eccetera eccetera. E il modello si basa sempre su questo discorso di periodizzare, facendo ogni settimana un RIR più basso, quindi parto con un RIR 4, la settimana dopo faccio un RIR 3, faccio un RIR 2, faccio un RIR 1, eccetera. Scusate che dico RIR, in realtà è RIR in inglese, però non mi viene a dire l'acronimo in inglese, comunque teoricamente è RIR, Reps in Reserve, comunque molto brutto dire RIR. Comunque questo è un po' il discorso generale, lo schema generale che abbiamo utilizzato come programmazione e periodizzazione. Adesso ve lo smonto in maniera molto brutale. Prima di smontarvelo però ci tengo a dire una cosa: quando io vado a criticare un qualsiasi cosa, a commentare un qualsiasi metodo eccetera, è perché l'ho provato, quindi sulla mia pelle l'ho provato e sono stati i mesi più scarsi in termini di risultati, di performance eccetera, l'ho fatto provare a ragazzi, atleti di diversi background, quindi atleti che venivano al PL, atleti con carichi alti, con carichi bassi, neofiti, intermedi, avanzati eccetera, e anche là scarsissimi risultati, e ho visto anche l'applicativo di quindi i tentativi di tanti altri tecnici, tanti altri atleti, quindi logicamente c'è un bagaglio bene o male empirico abbastanza importante, ma soprattutto poi ho collaborato direttamente con Mike Sretel e con altri tecnici che sostengono questo metodo. Di Mike di nuovo potete trovare dei lavori su Rhino Nation, quindi tendenzialmente so di cosa sto parlando e ho approfondito la cosa, non ho letto un metodo e a priori no, questo non funziona, no, ci sono però diciamo che tutto quello che è molto schematico, teorico, eccetera, mi affascina perché mi dà una certa sicurezza, e credo che sia proprio questa tendenza di sicurezza che la gente va a ricercare quando lo applica, e che è esattamente quello che devasta totalmente il bodybuilding, che è invece uno sport in cui la performance deve essere un qualcosa di molto intimo. Allora, primo problema di base. Prendiamo l'esempio che ho fatto. Io la prima settimana con 100 kg ho fatto 7 ripetizioni. L'ultima settimana arrivo a fare con 100 kg 10 ripetizioni. Quindi 10 ripetizioni con il mio 10 RM. E quindi potete vedere in maniera molto schematica quella che è la mia progressione. Ma è una vera progressione?
Assolutamente no, perché io la mia prima settimana ho fatto con 100 kg 7 ripetizioni, ma avrei potuto benissimo, essendo quei 100 kg il mio 10 RM, avrei potuto benissimo fare 10 ripetizioni con 100 kg, ok? Quindi realmente quale necessità di adattamento sente il mio corpo? Nessuna, assolutamente nessuna, perché sostanzialmente arriviamo a fare cose diverse, cose più impegnative, però il mio corpo non è mai portato al punto di doversi adattare. Perché, o comunque, si deve adattare in maniera minima, magari quando aumentiamo un po' il carico o quando c'è una progressione sul lungo periodo. Però realmente, se dalla settimana 1 alla 4 facciamo sempre cose che il mio corpo è in grado di fare, non superiamo mai quel limite che è il vero stimolo per l'adattamento. Lo stimolo dell'adattamento è quando io porto il mio corpo a fare cose che la settimana scorsa non sarebbe stato in grado di fare. Quindi non che non ha fatto, ma che non sarebbe stato in grado di fare. Ok, quindi questo è il primo punto fondamentale. Non c'è l'occasione di creare nel corpo, nell'organismo, nel tessuto muscolare la necessità di un adattamento. Quindi primo problema questo. Secondo problema è che il grafico molto bello di stimolo-fatica è un grafico che non ha una base scientifica, è ipotizzato, e se io dovessi parlare per quello che è l'applicativo empirico, è esattamente, non dico che è esattamente il contrario, però anche il grafico di stimolo ha un andamento esponenziale, ossia passare tra la nona e la decima ripetizione va a stimolare di più, ma va a stimolare molto molto di più rispetto a passare dall'ottava alla nona. Questo perché, l'abbiamo già detto in tanti video, l'abbiamo approfondito e lo stiamo approfondendo nell'Academy su Rhino Nation, man mano che raggiungo il cedimento, quella che è la mia tensione meccanica, quindi il principale driver, va ad aumentare, cioè lo stimolo che vado a dare a livello di meccanorecettori è sempre più importante. Quindi, da questo punto di vista, è proprio arrivare al cedimento, o comunque cercare di forzarlo, di superarlo, che va a creare quello stimolo, quella necessità di adattamento al mio corpo, che porta poi a maggiori risultati ipertrofici. Quindi è vero che la fatica è molto molto più importante, ma anche lo stimolo, il premio, è molto più importante. Sono proporzionali le due cose, ok? Quindi quello è semplicemente uno schema che è stato buttato là, che non ha assolutamente basi scientifiche. È stato buttato più ex post per giustificare un metodo di lavoro che è un po' più da pigri, o comunque da chi viene da un background diverso, perché è sicuramente un ottimo metodo per migliorare sull'alzata, in qualche modo, sul lungo periodo, ma non per stimolare maggiormente il muscolo. Terza critica fondamentale, e qua secondo me c'è stato il forte autogol di tutto il sistema, è che i sostenitori del metodo dicono che i risultati ipertrofici avvengono e ci sono tra un RIR 4 e un RIR 0. E questo, dal mio punto di vista, va a giustificare tutti i risultati che sono pochi, nel senso che non siamo di fronte a un metodo che tu dici, cavolo, questi preparatori stanno portando un sacco di atleti in gara, hanno veramente dei risultati d'oro, hanno delle cose disumane, vedi atleti che sono densi, pieni. No, assolutamente, c'è qualche atleta che fa buoni risultati, che però anche prima stava bene. Molti altri atleti hanno testimoniato che si sono allenati fino adesso con metodi di alta intensità, hanno avuto i migliori guadagni con i metodi di alta intensità, e quindi diciamo che stanno in una situazione in cui il grosso, da un punto di vista di massa muscolare, è stato creato. Però il punto è proprio questo, nel senso che è fuori di dubbio che si ottengano risultati con questo metodo. Il problema è, questi risultati sono il massimo dei risultati a cui puoi ambire? Perché se io prendo una persona che è geneticamente molto portata, che ha belle inserzioni muscolari, anche se gli faccio mettere un chilo di peso corporeo, di massa muscolare, all'interno di uno o due anni, con un metodo che è sottoproducente, lui magari c'ho un ottimo prima dopo, c'ho un'ottima risultante, perché con inserzioni favorevoli un chilo si vede tantissimo. Però realmente è stato questo il massimo potenziale di crescita? Probabilmente lo sto sottoallenando, quindi l'adattamento ipertrofico c'è, i risultati ci sono, ma potrei far di meglio. E questo è un po' il punto alla base di tutto. Non dovete chiedervi se un qualcosa dà risultati, ma se dà il massimo dei risultati. Il massimo dei risultati, basta vedere quello che è il punto di vista empirico, i migliori bodybuilder nella storia. E i migliori bodybuilder, non parlo solo chi ha vinto l'Olimpia, ma proprio i migliori, i top 6 nelle gare, negli universi, negli europei, negli Olimpia, di tutta la storia, in federazioni natural, in federazioni enhanced, in assoluto si allenano al cedimento. Magari per alcuni dicono che non si allenano al cedimento perché arrivano al cedimento tecnico e non vanno oltre, però di base, se andiamo a vedere, il cedimento tecnico lo raggiungono sempre, assolutamente sempre. Questo ve lo posso assicurare, non è proprio contemplato il RIR ad alti livelli, ok? Sia in federazioni enhanced che natural. Ora, l'altro punto, e l'ultimo punto fondamentale, è che
a giustificazione di nuovo di questo non arrivare sempre al cedimento, comunque lavorare e periodizzare il RIR, c'è il discorso che se arrivo sempre al cedimento non è un qualcosa di sostenibile, non ce la faccio. Ce la fai tu, è questo il punto. Cioè, è di nuovo un bias di chi sostiene questo metodo. Sono semplicemente atleti che non riescono a sostenere quello che è il bodybuilding. Di nuovo, lo dico sempre, io se dovessi dire e promuovere un metodo di allenamento, di preparazione per il tennis, non promuoverei mai una preparazione veramente per il top level, perché non la riuscirei a sostenere, perché non sono portato, io ci ho provato a giocare a tennis, non sono assolutamente portato, quindi non riuscirei a sostenere quel tipo di preparazione. Quindi se volessi buttarmi su quel filone, diciamo, di marketing e voler portare la mia esperienza, direi no, guarda, io ho questo metodo che è un po' meno, perché quello non è sostenibile, questo è un po' meno, è più sostenibile, quindi questo funziona. Io di fatto che cosa sto dicendo? Che non riesco, non posso arrivare al massimo dei livelli, perché per me non è sostenibile. Quindi per chi non può arrivare là, ok, c'è un'alternativa. E il RIR è questo, è l'alternativa per cui, per chi non riesce veramente a sostenere quello che è l'allenamento di bodybuilding, quello che è il lifestyle del bodybuilding, quello che è il portarsi al limite giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno, arrivare in ogni sessione di allenamento e fare di più della precedente, come se avessi una pistola puntata alla tempia, e fare quella ripetizione in più, quel mezzo rom in più, aumentare di 0,5 kg per parte ogni singola volta. Ok? Questo è il bodybuilding. Ora, se non riesci, c'è un'alternativa. È questo il RIR che ci sta dicendo. Se non vuoi arrivare a quel punto, c'è un'alternativa, e nessuno dice che è giusto o sbagliato, nessuno dice che devi arrivare a quel punto, perché nella maggior parte delle persone non ne vale la pena sbattersi così tanto per cosa. Però anche qua è un po' l'indole del soggetto. Ci sono tanti atleti che hanno bellissimi risultati senza sbattersi, perché hanno un bel patrimonio genetico, e sinceramente chi glielo fa fare? Cioè, se io non voglio arrivare all'Olimpia, se vinco le mie competizioni regionali, nazionali e qualche gara internazionale facendo poco, sbattendomi poco, e magari c'è un altro lavoro, magari anzi lavoro molto bene, faccio quello che vi pare, però chi me lo fa fare di sbattermi di più, se non parte da me? Però io personalmente, per come sono fatto, parte da me. Cioè l'idea del voler, ok, se devo fare bodybuilding, devo fare veramente bodybuilding. Non devo fare una via di mezzo, non devo stare nella mediocrità, non devo accontentarmi. Voglio vedere dove riesco a arrivare. E io, i miei atleti, tutti quanti, lavorano tutto quanto al cedimento. Parlavo adesso con Alessandro, che si è qualificato per il Mister Universo in Portogallo, e avete visto la condizione che ha portato, era strappato, pieno, denso, ed era la prima competizione, quindi quella di warm-up. E lui ha portato tutto al cedimento e ha detto, io il cambio l'ho fatto entrando nella tua mentalità di portare tutto al limite e superare il limite ogni volta. Ok, quindi chi ha detto che non è sostenibile? Per alcuni non è sostenibile, per me lo è. Per tutti gli atleti che seguo lo è. Perché se non si trovano così, non si trovano d'accordo con me, smettiamo di la collaborazione, totale pace, assolutamente. Ma non perché non so lavorare in maniera diversa, ma perché io lavoro così. Perché io seguo atleti di bodybuilding e faccio fare bodybuilding. Ok, quindi è un'ottima soluzione, però sostanzialmente il punto è questo, che dovete chiedervi se per voi non è sostenibile veramente. E non state a leggere persone che testimoniano, che dicono eccetera. Provateci, provate a lavorare andando al limite. Se non è sostenibile, fate un passo indietro. Il RIR è un ottimo metodo, è veramente un ottimo metodo che vi porta a risultati e vi fa stressar poco, ok? Però non partendo dal presupposto che è il metodo migliore. È il migliore magari su voi, perché non siete portati per quella cosa specifica. E di nuovo, non è giusto o sbagliato, non possiamo essere portati per tutto, ok? Quindi questo è un po' il concept di base. Ragazzi, qualsiasi domanda, osservazione, logicamente critica, perché mi massacrerete per questo video, scrivetela qua sotto, come al solito sarò super aperto con il confronto. Non mi fate esempi di quell'atleta che ha fatto questo e quest'altro, ve lo dico di nuovo, a livello internazionale gli atleti di più alto livello, o qualcuno eccezionalmente c'ha di un patrimonio genetico delle inserzioni per cui è, però l'abbiamo già detto, potrebbe far meglio, però di base si allenano al cedimento, quindi non mi fate esempi specifici. Ogni critica però è ben accetta, così staremo il confronto che tanto ci piace, e detto questo vi rimando al prossimo video.